La pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta web TV. La partecipazione del remoto è consentita secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento. Ordine del giorno di oggi e l'audizione informale del Direttore Generale della Cooperazione e del Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. Stefano Gatti, nell'ambito dell'esame della relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo Stato, di interventi di cooperazione e sviluppo a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione. Eh, anche a nome del Presidente Minardo e della Presidente Craxi, nonché dei colleghi delle tre commissioni, saluto e ringrazio il Ministro Plenipotenziario Stefano Gatti, accompagnato dal Vice Direttore Generale Cooperazione. Roberto Colamine e dalla dottoressa Erika N. Uh, a lei la parola, ambasciatore. Grazie, buongiorno signori presidenti, onorevoli deputati, onorevoli senatori. Grazie per questa audizione che arriva a circa tre mesi dall'inizio del mio incarico come direttore generale della cooperazione e dello sviluppo. È con grande piacere che cogo l'opportunità di fornire un quadro sul contributo che la deliberazione missioni fornisce all'attività della cooperazione e sviluppo italiana che intendiamo realizzare nel 2024. Questo, infatti, è un anno che ci vede particolarmente impegnati come direzione generale del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale su due fronti principali: l'approvazione del documento triennale di programmazione e indirizzo della cooperazione italiana 2024-2026 e il contributo che la cooperazione italiana è chiamata a dare al piano Mattei per l'Africa. Il documento triennale definisce la strategia, con particolare riferimento agli ambiti geografici e settoriali prioritari per l'intero sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, e nello stesso tempo è uno dei pilastri fondamentali per la realizzazione del piano Mattei. Il documento, infatti, recepisce le priorità del governo, come illustrate dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giorgia Meloni, dal vicepresidente e ministro degli esteri, onorevole Antonio Tajani e dal viceministro delegato per la cooperazione, onorevole Mondo Cirielli. La priorità assoluta di tale strategia è l'Africa, un continente nel quale e insieme al quale la cooperazione può intervenire e deve intervenire per favorirne lo sviluppo economico e sociale, favorendo al contempo il nostro sviluppo economico e sociale come Paese. Dobbiamo fare ciò facendo leva su numerosi strumenti e mettendo a sistema l'azione di tutti i soggetti del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo. A brevissimo, quindi, sarà avviato l'iter di approvazione del testo finale del documento triennale, che sarà presentato anche qua alle commissioni parlamentari competenti, alla Conferenza Stato Regioni, al eh, Consiglio nazionale per la cooperazione e lo sviluppo e che infine dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri. La deliberazione missioni internazionali, oggetto della mia audizione qua oggi, costituisce un elemento fondamentale ai fini della realizzazione della strategia della cooperazione e dello sviluppo e della sua capacità di raggiungere gli obiettivi attribuiteli nel quadro del piano Mattei e incorporati nel documento triennale. Punto di partenza dell'applicazione di tale strategia è il dialogo costante e paritario con i nostri Paesi partner. È in quest'ottica infatti che nel 2023 e nel 2024, come sapete, si sono svolte molteplici visite politiche in numerosi paesi africani. Penso in particolare alla recentissima visita del signor Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi, come sapete, è stato in Ghana e in Costa d'Avorio, dando un segnale di massima attenzione nei confronti del continente africano. Faccio riferimento anche alle numerose missioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Mozambico, Repubblica del Congo, Algeria, Tunisia, Egitto, solo per citarne alcune. Ma penso anche alle missioni di sistema nell'ambito del tema della sicurezza alimentare realizzate dal Vicepresidente Tajani in Egitto e in Tunisia, a cui hanno partecipato anche i ministri Bernini, Lollobrigida, Calderone, o a quelli realizzati dal Vice Ministro Cirielli in Albania, in Libia, insieme col eh, Ministro Piantedosi e in diversi altri Paesi. Io stesso ho guidato dal 10 al 20 marzo una missione tecnica del Sistema italiano della cooperazione e dello sviluppo, quindi con il ministro Affari Esteri, l'Agenzia italiana per la cooperazione, Cassa, Depositi e Prestiti, in Africa orientale, in Etiopia, Uganda, Tanzania e Kenya. Alle stesse hanno partecipato come partner tecnici anche rappresentanti di organizzazioni internazionali, i nostri partner, la FAO, l'UNIDO, l'Istituto agronomico del Mediterraneo di Bari e aziende della filiera italiana del caffè top manager di Illi, Lavazza, Caffè Borbone, coinvolti nella definizione delle nostre nuove grandi progettualità della cooperazione italiana in Africa. Una nuova missione, da me guidata, è prevista all'inizio di maggio in Africa occidentale e toccherà quattro paesi, Guinea-Conakry, Ghana, Senegal e Costa d'Avorio. I numerosi progetti che andiamo a generare e concordare durante queste missioni costituiranno anche grazie alle risorse della deliberazione missioni, un elemento fondamentale del contributo della cooperazione italiana al piano Mattei. Quest'anno la deliberazione assegna alla cooperazione e allo sviluppo 250 milioni di euro. Questi si aggiungono ad altri canali di finanziamento, come sapete, quelli della legge del bilancio, e utili di bilancio, i proventi dell'8 per 1000. La parte più rilevante, 243 milioni, della deliberazione sarà destinata a interventi di sviluppo e aiuto emergenziale. I restanti 8 milioni saranno invece utilizzati per attività di sminamento umanitario. In coerenza con il documento triennale che porta il numero di paesi prioritari in Africa da 11 a 21 e con il piano Mattei, l'area geografica prioritaria individuata per l'utilizzo delle risorse della deliberazione e missioni per il 2024 è ovviamente l'Africa. Il continente africano infatti rappresenta il principale beneficiario delle risorse e delle attività della cooperazione allo sviluppo italiana nel 2024 e per il prossimo triennio. Si tratta quindi di una conseguenza diretta del fatto che la cooperazione italiana costituisce una componente fondamentale per la realizzazione del piano Mattei per l'Africa, soprattutto in alcuni dei settori che costituiscono i pilastri di questo piano, istruzione, formazione e sanità, acqua e igiene, agricoltura, energia e infrastrutture. Volendo analizzare maggiormente in dettaglio quanto prevediamo di realizzare mediante le risorse fornite dalla deliberazione di missioni internazionali, farò un breve accenno alle principali regioni di intervento, partendo chiaramente dall'Africa. Il Corno d'Africa è una regione prioritaria per noi e per l'Unione Europea, dove la cooperazione e lo sviluppo è impegnata a sostenere l'area nell'affrontare sfide quali il cambiamento climatico, sicurezza alimentare e sviluppo economico. In Etiopia... Intendiamo proseguire l'attuazione del programma di cooperazione Italo-Etiopia 2023-2025 adottato il 6 febbraio 2023 a Roma con la sottoscrizione della relativa dichiarazione congiunta da parte del Presidente Meloni e del Primo Ministro Abi. In tale contesto si continuerà ad operare sia in un'ottica post-conflitto, con iniziative di aiuto umanitario, sia in una prospettiva di più lungo periodo, con interventi incentrati su sviluppo economico, formazione professionale e creazione di impiego. Nella stessa regione è di grande rilievo il Sudan dove è fondamentale monitorare costantemente il quadro umanitario della grave crisi in atto e riflettere sulle modalità più idonee per continuare a operare in condizioni di piena sicurezza, consapevoli dell'importanza di mandare segnali di disimpegno verso le fasce più vulnerabili della popolazione del Paese. A fronte di tale scenario, la cooperazione italiana in Sudan è al momento operativa dagli uffici rilocati in Etiopia. In Somalia l'obiettivo è quello di rafforzare la resilienza della popolazione locale e di promuovere uno sviluppo economico inclusivo, sostenendo innanzitutto i consolidati programmi di cooperazione universitaria a beneficio dell'Università Nazionale Somola. Anche in questo caso l'obiettivo è duplice, portare sostegno immediato alle popolazioni, ma anche definire percorsi di crescita sostenibile e rafforzamento istituzionale nel lungo periodo. Per quanto riguarda i paesi limitrofi, alcune delle risorse della deliberazione di missioni potrebbero essere anche assegnate all'Eritrea per interventi a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione che stiamo attualmente studiando. Vi è poi l'Africa mediterranea. La stabilità politica e la prosperità dell'Africa settentrionale sono essenziali per la stessa sicurezza e il benessere dell'Italia e dell'Europa, non dall'ultimo per il loro ruolo di crocevia per i fenomeni migratori. In tale contesto Tunisia ed Egitto rappresentano, ciascuno con le proprie specificità, paesi di particolare importanza, dove operiamo per rafforzare i servizi di base e promuovere lo sviluppo socioeconomico. Discorso simile vale anche per la Libia, dove confermiamo il nostro sostegno al processo di stabilizzazione interna e dove siamo impegnati a garantire un miglioramento del quadro umanitario, facilitare l'accesso della popolazione residente più vulnerabile ai servizi essenziali e contrastare l'insicurezza alimentare nel pieno rispetto dei diritti umani. Vi è poi il Sahel. Il Sahel è una regione che versa in condizioni di profonda fragilità, determinata da rivalità interetniche, proliferazione di gruppi armati e ribelli affiliati alle principali sigle terroristiche, scarsa efficacia delle istituzioni, difficile accesso ai servizi di base, vulnerabilità ai cambiamenti climatici, precarietà socioeconomica e forte crescita demografica. Nel Sahel gli interventi, finanziati anche con le risorse della deliberazione e missioni, si concentrano in Niger, Mali, Mauritania e Burkina Faso per coniugare sviluppo economico, sicurezza alimentare, questione migratoria e sicurezza, mettendo al centro i bisogni essenziali della popolazione, la creazione di lavoro in loco e il rafforzamento delle imprese locali. Tenuto conto della concreta possibilità di mutamenti nella situazione nella regione, si potrebbero destinare parte delle risorse previste anche a paesi limitrofi, come Costa d'Avorio, nuovo paese prioritario della cooperazione italiana, Repubblica Centrafricana e il Ciad. In Mauritania, inoltre, grazie anche all'imminente apertura di un'ambasciata, Intendiamo accrescere il nostro impegno nell'ambito della sicurezza alimentare e della sanità. Vi è poi il resto del mondo. Il rinnovato protagonismo italiano nei confronti dell'Africa non avverrà a discapito di altre regioni di interesse strategico dell'Italia. Parlo innanzitutto del Medio Oriente, Europa orientale, Balcani occidentali e Asia. In Medio Oriente, la recente crisi che ha colpito. La regione, a causa dell'attacco di Hamas a Israele, sta avendo conseguenze catastrofiche sul piano umanitario nella striscia di Gaza, generando bisogni ineludibili che richiedono un importante impegno, anche in termini di risorse finanziarie, da parte della cooperazione italiana. Anche in questo caso, e con le risorse della deliberazione missioni missioni che si discute oggi, la cooperazione allo sviluppo può svolgere un ruolo determinante. Lo scorso 11 marzo, il Vicepresidente del Consiglio, On. Tagliani, ha lanciato, insieme alla FAO, al World Food Program, alla FICROS, la Confederazione delle Croce Rosse Internazionali, l'iniziativa Food for Gaza. Si tratta di un'iniziativa che fa leva sulla presenza a Roma del maggior polo alimentare globale delle Nazioni Unite e della grande esperienza italiana in materia di produzione, ricerca e sicurezza alimentare, per dare un contributo qualificato alle immense necessità create dal conflitto a Gaza. L'iniziativa ha creato un tavolo tecnico che si è già riunito tre volte, il 20 e il 27 marzo e il 5 aprile, e al quale partecipano numerosi componenti del sistema Paese Italia, che potranno contribuire a uno sforzo corale dell'Italia a favore della popolazione civile di Gaza. Si tratta in particolare di Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Agricoltura e della Sonorità Alimentare e numerosi enti italiani di ricerca e associazioni del settore agroalimentare. Domenica scorsa. Ho assistito il vicepresidente Tajani in un importante incontro con il ministro degli esteri israeliano Katz in visita a Roma. Lo stesso ministro, definito ha definito l'iniziativa Food for Gaza un modello di cooperazione per affrontare in maniera concreta la situazione di emergenza. In Siria, ai tradizionali interventi di stabilizzazione e di sostegno a favore della popolazione siriana più vulnerabile e dei rifugiati e delle comunità d'accoglienza nei paesi limitrofi, in particolare in Giordania e Libano, nel 2024 si affiancheranno interventi nel settore della sicurezza alimentare, creazione di impiego e accesso ai servizi di base. In Iraq, inoltre, l'obiettivo è quello di continuare a sostenere la stabilizzazione del Paese, in particolare la crescita economica e l'accesso ai servizi di base, nell'ottica di favorire la coesione sociale interna. Infine, l'Europa. Tradizionalmente le attività della cooperazione italiana in Europa si sono concentrate nella regione balcanica, che resta una delle nostre priorità. Nei Balcani occidentali, in particolare in Albania, bosnia Erzegovina e Kosovo, finanzieremo nuovi progetti, coerentemente con il forte impegno dell'Italia a, fav a favore della stabilizzazione dell'area e in vista del loro ingresso nell'Unione Europea. L'Ucraina è un altro paese nel quale le risorse della liberazione e missioni giocano un ruolo cruciale e in cui nel 2023 abbiamo aperto una sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Anche nel 2024 l'Italia concentrerà la sua azione sul sostegno umanitario, ad attività di immediata ripresa, sulla resilienza delle infrastrutture critiche, sul rafforzamento dei settori sanitario e culturale, nonché su attività di governance finalizzata alla ricostruzione post bellica del Paese. Lo faremo in coerenza con l'impegno del nostro Paese in ambito Unione Europea e internazionale. Infine l'Asia. La nostra presenza in Asia si concretizzerà prevalentemente in interventi umanitari a favore della popolazione afghana e in interventi in alcuni dei paesi limitrofi, ad esempio in Pakistan, dove si rende ancora più necessario rafforzare i nostri eh, progetti per la stabilizzazione della regione nel suo insieme, onde evitare che la crisi si propaghi con ripercussioni drammatiche. Anche quest'anno l'Italia rinnoverà il suo impegno nel settore dello sminamento umanitario in Africa e Medio Oriente, tenendo in considerazione le necessità che emergono in nuovi contesti, quali per esempio in Ucraina. Gli 8 milioni di euro previsti dalla deliberazione confluiranno nel fondo per lo sminamento umanitario istituito dalla legge 7 marzo 2001, attraverso cui l'Italia sostiene nei teatri di conflitto o post-conflitto l'attività di sminamento. Per concludere vorrei ribadire come gli elementi appena illustrati a questa Commissione, che ringrazio, mostrano come la deliberazione missione missioni costituisca un tassello fondamentale dell'ampia azione della cooperazione e dello sviluppo italiana nonché della politica estera del nostro Paese. Vi ringrazio e rimango a disposizione per rispondere alle vostre domande e osservazioni. Grazie a lei. I tempi dell'Aula comprimono i tempi dei nostri lavori e tuttavia se ci sono interventi... Quattro appelli. Io ringrazio molto il direttore eh, per l'ampia la, relazione. Mi auguro che potremo anche discutere eh, in altra sede il piano triennale per la cooperazione che doveva essere consegnato al Parlamento il 31 di marzo come da legge 125 del 2014 e che attendiamo con impazienza. Ehm, anche perché alcune delle cose che lei ha detto si riferiscono più a quello che a questo, a questo provvedimento. Eh, la prima domanda riguarda le risorse. Lei ci ha elencato tutta una serie di nuove iniziative, di iniziative rafforzate in questa. Eh, sede, stiamo discutendo appunto di un aumento del nostro impegno dal punto di vista eh, delle, delle missioni internazionali. La domanda è: tutto quello che lei ha raccontato si fa con più o meno le stesse risorse dell'anno precedente o con un aumento delle risorse? Perché, insomma, passare da 13 a 21 paesi africani eh, nella parte eh, appunto di programmazione della cooperazione vuol dire che. In teoria le risorse dovrebbero essere aumentate di un terzo. Siccome di questi aumenti non c'era traccia in legge di bilancio, eh, magari lei ci sta dicendo che invece da qualche parte nelle pieghe del bilancio dello Stato le risorse sono state trovate. Secondo punto, ripartizione Africa-Resto del mondo. Il nostro gruppo è sempre molto a favore di un aumento delle risorse rispetto all'impegno nei paesi africani. Il senatore Alfieri al Senato durante la discussione sulla legge di bilancio ha presentato degli emendamenti per rafforzare il nostro impegno rispetto agli studenti africani. Ma la questione è la seguente. Stiamo discutendo delle, delle missioni internazionali. L'impegno africano delle missioni internazionali è Molto eh, ridotto rispetto all'impegno in altre aree del mondo. E, e quindi vorrei capire eh, la, eh, il, la proporzione: quante delle risorse del capitolo eh, cooperazione sulle missioni vanno all'Africa, quante vanno al resto del mondo. Anche perché insomma, eh, destinare risorse in paesi dove noi non abbiamo un impegno militare. Eh, Mentre non si hanno risorse per la cooperazione negli, nei paesi dove c'è stato o c'è ancora in corso un intervento militare, mi sembrerebbe una priorità di questo provvedimento. Eh, in terzo luogo, eh, la questione eh, Food for Gaza-UNRWA. Noi continuiamo a chiedere, senza ricevere nessun tipo di risposta da parte del governo, come si intende fare l'operazione Food for Gaza senza UNRWA, senza l'unica infrastruttura con tantissimi problemi, con tantissimi lim limiti che erano evidenti anche prima del 7 di ottobre, ma è l'unica struttura che esiste e resiste nonostante tutto. E quindi annunciare che si fa una grande iniziativa umanitaria senza però dal punto di vista operativo avere chi la mette a terra, per noi resta un grande mistero che magari lei ci può eh, chiarire, perché altrimenti è semplicemente un annuncio in barba alle drammatiche condizioni della eh, popolazione palestinese che noi vorremmo vedere affrontate e non semplicemente annunciate. Grazie. Grazie. Presidente Baldrini. Sì, grazie Presidente. Sì, eh, quest'ultimo punto toccato dalla collega Quartapelli io ritengo che sia di primaria importanza Presidente. Vale a dire. Nel momento più duro, più buio per il popolo palestinese, ricordo che dopo l'atroce attacco eh, di, di Hamas, eh, il rapimento degli ostaggi, che sicuramente rappresenta per noi una delle iniziative più drammatiche, un atto terroristico deplorevole, dopo questo evento eh, da parte israeliana c'è stata una reazione eh, che... Esula da qualsiasi confine del diritto internazionale, il diritto umanitario internazionale. Parliamo di circa 33.000 vittime, di cui 13.800 sono bambini. Ora, in quella zona, come in Cisgiordania, noi abbiamo una tradizione di cooperazione. Le agenzie della OI, quindi le agenzie... Ehm, le ONG che lavorano con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo da decenni portano avanti un lavoro molto importante riconosciuto dalla popolazione locale. Ora veniamo a sapere che è stata inviata una lettera a queste ehm, organizzazioni in cui si avvisa della sospensione delle attività. Quindi che cosa sta facendo il governo italiano? Da un canto non sblocca i fondi all'UNRWA quando la Commissione europea li ha sbloccati, la Francia li ha aumentati a 30 milioni all'UNRWA, la Spagna li ha aumentati, noi li teniamo in sospeso. Anche i finanziamenti del 2022 sono lì, in sospeso, non sono mai stati dati. Ora quindi questo modo di procedere, di eh, da un canto oh, smobilitare l'impegno delle ONG italiane e sostituirlo con... Um, altri soggetti perché um, mi pare di aver capito che il WFP Food for Gaza si um, s'appoggerebbe alla Protezione Civile ma che non ha mai lavorato in queste aree e il WFP notoriamente lo dico per esperienza avendoci lavorato molti anni lavora in quel territorio attraverso UNRWA. Dunque qualcuno mi può spiegare la logica la logica di queste scelte? perché a me sfugge, noi tagliamo tutti i fondi a UNRWA, non rifinanziamo i progetti delle nostre ONG, cioè i bilaterali, però ci rivolgiamo al WFP che a sua volta si rivolge a UNRWA che a sua volta poi collabora con le ONG, tra cui quelle italiane. Allora, a me sembra che non abbia senso questo assetto, è come se... Dopo il 7 di ottobre alla Farnesina tutto si sia eh, fermato e, e quello che si faceva prima è stato cancellato. Allora nel momento più duro dove gli altri paesi dell'Unione Europea e la Commissione sbloccano i fondi all'URWA, li aumentano, aumentano l'aiuto a tutti i livelli perché... Non ha precedenti quello che sta accadendo a Gaza, che è una prigione a cielo aperto da cui non si esce e pochi entrano. Noi l'abbiamo visto con i nostri occhi, 1500 camion bloccati a Rafa, pieni di aiuti perché le autorità israeliane non li fa entrare. Ecco, vorrei capire qual è la logica di questo assetto di Food for Gaza. Chiudo, Presidente. A me tutto questo mi sembra frutto di molta confusione e zero strategia. Grazie. Grazie, se non ci sono altri interventi il tempo è per. Grazie, grazie mille e intanto ringrazio eh, gli onorevoli per, eh, per le domande. Allora, innanzitutto sul piano triennale eh, vorrei confermare che c'è eh, un intensissimo lavoro in corso, il piano triennale ha tutta diciamo, una procedura stabilita dalla legge che richiede un'amplissima consultazione che è attualmente in corso, quindi eh, ci stiamo lavorando da maggio dello scorso anno, proprio per sia l'importanza del documento, perché è fissa per i prossimi tre anni di fronte alle sfide importantissime, sia su questa esigenza segnalata dalla legge, importantissima che questo non è un piano del Ministero Affari Esteri, non è un piano dell'Agenzia della Cooperazione, questo è il piano di tutto il sistema della Cooperazione d'Italia e prevede quindi un coinvolgimento totale di tutto il sistema, significa tutti i ministeri che eh, concorrono a questa attività e, si, e significa tramite il Comitato Italiano per la Cooperazione e lo Sviluppo tutto il sistema delle organizzazioni della società civile e degli enti territoriali, con cui c'è stato un amplissimo dibattito e che hanno fornito tutte eh, un numero molto importante e significativo di. Ehm, eh, di contributi, di suggerimenti, di integrazioni. Sulla base di questo è stata fatta una seconda versione che adesso è in via di chiusura e finalizzazione e che nei prossimi giorni passerà al percorso successivo previsto dalla legge, compreso quello di arrivare qua in commissione. Cerchiamo di accelerare il più possibile ma sempre con l'idea che la cosa importante è avere diciamo, il giusto tipo di piano con il giusto coinvolgimento di tutte le entità necessarie. C'è stata fatta una domanda molto importante sulle risorse. Le risorse è una cosa veramente chiave della strategia della cooperazione. Eh, per volontà del Governo, dal primo di gennaio è stata costituita nella Direzione Generale della Cooperazione e Sviluppo un'unità che si occupa di Financing for Development con un team di persone, di funzionari specializzati su questo. Strategia delle risorse. Allora, intanto è importante segnalare che eh, qui stiamo parlando di risorse a dono, ci sono vari canali di risorse a dono, ci sono importantissime risorse a credito. È uno dei principali eh, donatori eh, italiani. Noi abbiamo i 900 milioni di euro a credito del fondo rotativo e eh, il miliardo di risorse proprie di cassa, depositi e prestiti. Che su base annua vanno ad aggiungersi a tutte le altre disposizioni finanziarie. Che quest'anno noi abbiamo calcolato ci porteranno a disporre di risorse di 1 miliardo e 95 milioni di euro a dono. Allora, è sufficiente? Le risorse, come tutte le conferenze Nazioni Unite che tutti i donor stanno dando, purtroppo non sono sufficienti alla grandezza delle sfide e non penso che sarà l'Italia a risolvere questa cosa, ma va sottolineato che l'Italia è uno dei principali donor internazionali e quindi deve essere anche alla guida di questa grande discussione di come meglio si utilizzano questi soldi e come si utilizzano insieme i soldi dei grandi donor, che è quello che finora non è mai successo e che noi stiamo come Italia spingendo anche come Presidenza del G7. L'altro tema importante noi dobbiamo sviluppare grandi progettualità, cioè c'è stata un'indicazione politica molto importante da parte del Governo di superare il frazionamento storico de dell'utilizzo di queste risorse e sviluppare in particolare in Africa grandi progettualità. Io sarò la prossima settimana agli Springs Meet alla Banca Mondiale dove abbiamo una serie di incontri per cofinanziare con Banca Mondiale, Commissione Europea. Germania, altri importanti donatori, alcuni delle grandi progettualità. Quindi per noi la sfida importante in questo momento è collegare le nostre risorse con le altre grandi risorse a livello internazionale e andare a convergere sui programmi del Piano Matteo in Africa. C'è un grande interesse dai nostri partner, c'è un grosso appoggio dei paesi africani verso questo tipo di operazione e quindi la nostra sfida la nostra capacità è quello di generare le grandi progettualità e fare convergere il cofinanziamento dei grandi donori su queste grandi progettualità. Rimane il fatto che noi siamo uno dei principali donor internazionali e quindi abbiamo... Abbiamo la capacità. Su questo vi sottolineo un punto molto importante. Io invito tutti a considerare che nel basket delle disponibilità finanziarie che noi abbiamo esiste uno strumento che è il Fondo Clima di 4,2 miliardi di euro mobilitati dal governo italiano. Che sta andando adesso proprio. Io siedo sul comitato direttivo per l'erogazione di risorse, le prime importanti erogazioni sono state fatte nell'ultimo trimestre dello scorso anno. Che adesso sta andando in erogazione continua. E questo è un altro basket finanziario. Non esiste nessun Paese al mondo che abbia una dotazione finanziaria, un fondo clima di questa entità. Ed è per questo ci ha consentito di sederci con gli altri governi internazionali, compresa la Banca Mondiale, su loro richiesta per determinare il cofinanziamento. Molti dei progetti, come già sapete, questo è stato un annuncio anche fatto dal eh, capo del nostro governo, del, eh, della cooperazione e del piano Mattei in Africa in particolare, saranno fatti tramite anche lo strumento del Fondo Clima. Va considerato quindi questo perimetro finanziario complessivo molto importante delle disponibilità che l'Italia sta mettendo in campo per realizzare queste attività. Per, per quello, che riguarda poi, eh, per quello che riguarda la ripartizione delle risorse, vorrei dire che nel 2023 all'Africa la cooperazione italiana ha già dedicato il 60% delle risorse, relativamente e quindi con un'evoluzione molto importante che andrà confermata quest'anno rispetto a questo focus politico prioritario importante. Rispetto ai fondi della deliberazione missioni, noi eh, consideriamo e intendiamo utilizzare il 40% su quello che riguarda l'Africa. C'è assolutamente ben chiaro il fatto che esistono una serie di spot con non solo missioni di natura internazionale ma anche interventi di sicurezza che sono finanziati da questa eh, deliberazione di missioni volta a prevenire l'insorgenza di crisi, quindi a fare azioni che ci possono permettere di non fare poi scoppiare la crisi. Quindi la filosofia anche di questo strumento è duplice, sia intervenire nelle situazioni dove la sicurezza è già promessa per supportare lo sforzo della, della comunità internazionale, sia fare le azioni di prevenzione rispetto a possibili hotspot di insorgenza di crisi. Sul tema dell'iniziativa Food for Gaza, io qui non posso che ribadire la posizione che il governo italiano ha già espresso in varie istanze, il governo italiano ha diciamo, interrotto come molte altre realtà il finanziamento all'UNRWA e non riprenderà questi finanziamenti fino a quando non sarà conclusa diciamo, l'inchiesta guidata dall'ex ministro francese Colonna, su cui noi attendiamo, come tanti altri donor, eh, le conclusioni. Esiste solo e opera solo UNRWA eh, nel territorio? Assolutamente no. Allora l'iniziativa Food for Gaza è, ha proprio questo spirito. Il WFP, di cui l'onorevole ha fatto anche parte, è la più grande agenzia umanitaria internazionale, è operativa, è presente. È operativa sul territorio, noi lavoriamo con queste realtà. C'è stato un appello che è stato lanciato, molto importante, da WFP. A cui il governo ha ritenuto di rispondere positivamente sia da parte della WFP sia da parte della FAO. Quindi, stiamo parlando di due agenzie delle Nazioni Unite che sono presenti qua in Italia e la cui strategia del governo è supportare e sostenere la loro capacità di intervento in un'interazione diretta con noi. Inoltre. Per quello che riguarda la Federazione internazionale delle Croce Rosse, che riguarda, come voi sapete, sia le Croce Rosse sia le Mezzalune Rosse. Noi abbiamo discusso con loro, sono operativi sul terreno, come sapete ci sono tutta una serie di operazioni anche di natura sanitaria e di, eh, di supporto ai bambini e alle donne che noi abbiamo finanziato e stiamo finanziando. Abbiamo già varato due pacchetti di finanziamento che sono già in corso di realizzazione e di erogazione sul terreno di 10 milioni di euro l'uno e il vicepresidente Vice del Consiglio ha annunciato un, un ulteriore pacchetto di 20 milioni che con le realtà sul, eh, del, sul tavolo Food for Gaza stiamo... Definendo proprio in questo momento e andando a realizzare nell'ambito di, ehm, di, di questo tavolo tecnico. Siamo quindi uno dei Paesi impegnati con anche erogazioni finanziarie e attività sul terreno. Segnalo che sui eh, progetti che abbiamo finanziato, la risposta agli appelli sia di FAO che di WFP, noi monitoriamo la situazione sul terreno diverse. Decine di camion di aiuti sono entrati nel territorio e sono stati distribuiti. Quindi noi siamo soddisfatti del fatto che il tipo di finanziamento che noi stiamo realizzando sta avendo diciamo, un accesso, accesso che ovviamente viene discusso con tutte le realtà eh, sul terreno. Quindi da questo punto di vista, questa iniziativa è un'iniziativa che il governo italiano ha, eh, intende portare avanti e ha riscosso sia dalle organizzazioni partner un importante successo. Per quello che riguarda il. La questione delle organizzazioni non governative, io vorrei che fosse chiaro: non c'è una politica del governo italiano di non far lavorare le organizzazioni governative sul terreno. Qui c'è un tema che è una responsabilità del governo italiano: garantire la sicurezza. Degli italiani. Quindi la lettera che io ho inviato è una lettera che è stata oggetta di, un, di una intenta riflessione, proprio a seguito delle richieste dell'Organizzazione Internazionale, con le nostre autorità competenti, l'unità di crisi, i nostri servizi. Come voi sapete, deve essere innanzitutto da parte nostra fatta una considerazione della situazione e salvaguardata e tutelate le vite degli italiani questo è l'obbligo del governo e intorno a questo il governo diciamo non può esimersi da eh, muoversi penso, non, non so se ho risposto a tutto ma insomma penso di aver risposto a alcuni punti importanti. Grazie. grazie onorevole amendo la pur... sì no velocissimo pre presidente punto d'ordine ordine dei lavori perché mi spiace rispetto il rispetto del direttore ma eh, noi non è che siamo qui in, in vacanza nel senso che abbiamo fatto varie volte il decreto missioni abbiamo studiato tutte le procedure. Mi spiace Presidente, ma la cooperazione legata all'ordinamento, all cioè alle missioni, è una cosa, il piano Mattei è un'altra. Allora, se qui confondiamo anche l'utilizzo delle risorse per un dato o un altro, vuol dire che stiamo parlando, stiamo facendo propaganda, diciamo, governativa del, del futuro piano Mattei, che ne discuteremo da un'altra parte. Cioè, noi non ci troviamo con i fondi, perché la ridistribuzione Africa facilissimo fare i conti vuol dire che voi state utilizzando i fondi e la cooperazione del decreto missioni in una fase in cui ci sono conflitti e guerre per fare pure il piano Mattei ma capiamoci è un punto d'ordine legislativo che non ci, non ci trova assolutamente convinti secondo punto io vorrei capire da lei direttore se c'è un dispositivo delle Nazioni Unite cioè del segretariato generale delle Nazioni Unite relativo all'UNRWA perché ci risulta che le Nazioni Unite hanno in Detto a tutte le agenzie operanti eh, nella striscia di Gaza o in Palestina che non si può scavalcare l'utilizzo del, delle procedure UNVRA, quindi lei può dare tutti i soldi che vuole a tutte le agenzie ONU, ma se le agenzie ONU hanno indicazione che si passa all'UNVRA stiamo perdendo solo tempo, stiamo discutendo di cose che non vanno, è tutta una questione ideologica, non è nemmeno operativa sul terreno. Grazie, può allora, io mi permetterei di rispondere alla seguente cosa. Il piano Mattei è un piano in via di definizione con i nostri partner africani. Ovviamente, quindi, non stiamo, parla stiamo parlando di qualcosa che noi andiamo a fare con i nostri partner africani in aree e in un continente dove ci sono una serie di situazioni di crisi. Quindi esiste semplicemente una... Con non è che sono due cose diverse, nel senso che in alcune situazioni c'è una convergenza. Laddove noi ci sediamo con i paesi particolari africani dove sapete è un, è un continente con grandi capacità e possibilità in futuro ma anche con delle situazioni delle aree di crisi noi andiamo a far convergere semplicemente il fatto che anzi il piano Matteo è un piano globale per l'Africa con queste risorse noi andiamo a operare ovviamente nelle situazioni di crisi secondo quello che è la missione proprio del, eh, di questo decreto come queste due cose siano diverse ehm, io eh, sinceramente ho difficoltà a comprenderlo ma posso assicurare che l'utilizzo Allora Io avrei già risposto prima a questa domanda, nel senso che lo scopo complessivo del decreto missione è intervenire in situazioni di crisi dove ci sono missioni di sicurezza e intervenire in hotspot di sicurezza per evitare l'insorgenza della crisi. Questo è lo spirito complessivo di questo provvedimento. Quindi Se noi la andiamo ad operare in crisi, questa modalità. Nella ritira le ONG. Nella situazione della crisi lei ritira di, le ONG. Per favore, direttore. Un, di, un, un certo grado di disciplina anche. Mi scusi onorevole, io ho menzionato il fondo clima in risposta a una domanda che voi avete fatto sulle risorse complessive della cooperazione. Quindi, le di, quindi se noi parliamo delle risorse complessive, vorrei ribadire un punto. La deliberazione missioni non è soltanto Lei collegata alle missioni al di sicurezza. Quindi le condizioni so. hanno un loro criterio, non è una. Oh. Vuole proseguire e poi chiudiamo? Io veramente avrei finito di rispondere allora, alle domande, grazie. Grazie. Ra rapidamente, eh, la domanda è secca. Il fondo per la cooperazione è aumentato o è diminuito? Non mi parli di bilancio dello Stato o di altri fondi. È aumentato o è diminuito? Allora, di, di questo ricreto. Allora. Io ho risposto a una domanda generale sulle risorse della Cooperazione dove volentieri vi ho dato, se la domanda è sul decreto missioni, noi su questo decreto missioni come Cooperazione italiana stiamo ricevendo la stessa cifra dell'anno scorso. E chiedo scusa se non avevo compreso la domanda, io avevo compreso una domanda più ampia su tutte le risorse della Cooperazione italiana. Però chiedo scusa onorevole, gli obiettivi no, no, del decreto grazie. missioni sono una cosa. Grazie a tutti e chiudiamo.